Io non sono. Vivi sul cuore di Maria, anima che voglio portare al cielo. Le mani di questa madre che non delude i figli suoi sono piene di carezze per te. Le sue braccia ti stringono al seno che mi ha portato e la sua bocca ti dice le parole che hanno confortato me. Perché nelle ultime soste sulla terra tu non ti abbia a sparire, ti chiudo nella memoria di Maria. Ma il turbamento non entra, perché è la madre della pace. Là non entra il nemico, perché ella è la vittoriosa. Ti insegni Maria, la suprema fiamma della carità, ella che nella carità è la figlia, la madre, la sposa. Tanta tutti i monti fra te e il mondo. Vivi in Gesù e Maria. Ricorda che anche se l'uomo avesse dato tutti i suoi beni per possedere l'amore, ciò sarebbe nulla. Perché l'amore è qualcosa che rispetto a Dio, amore dell'anima vostra, scopo vero della vostra vita, tutto perde valore. Possedere l'amore è l'unica cosa che conti. E l'amore si possiede quando per lui si sa rinunciare a tutto quanto. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua volontà ha ricevuto questo pane su tutta la terra e la tutto il mondo. Consentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita e eterna. Questo padre ah, sì.
dare inizio al suo ordine, scegliendo tra tutti gli uomini alcuni posti al suo particolare servizio. Il Sant'Anni, dopo la prima esperienza fiorentina, si ritirarono dapprima a Montesenario, dove condussero una vita eremitica e di penitenza, e poi tornarono in città per fondare il Venerdì Santo del 25 marzo 1250 il Santuario della Santissima Annunziata. Da questa data in poi la Santissima Annunziata rimarrà strettamente legata alle origini dell'Ordine dei Servi di Maria e alla profonda devozione del popolo fiorentino. Cuore del Santuario e la cappella dove è situato il miracoloso affresco della Vergine Annunziata. Le notizie riguardo a questa immagine sono del 1340 circa, anche se la tradizione riferisce che i frati fecero dipingere la Vergine nel 1252, affidando tale compito a un certo Bartolomeo, il quale si mise all'opera con grande fede e devozione. Tuttavia, l'artista devoto, mentre rappresentava la scena dell'Annunciazione, fu preso da grande sfiducia quando stava per dipingere il volto della Vergine. Dopo diversi tentativi che lo lasciavano sempre più insoddisfatto, gli venne uno strano torpore e si addormentò davanti all'affresco incompiuto. Al suo risveglio rimase e si rese conto con grande stupore e meraviglia che era avvenuto un grande miracolo. Il volto della Vergine Annunziata era stato completato da mano angelica. Questo capolavoro di devozione e di fede continua ancora oggi ad attrarre artisti e fedeli della contemplazione di un volto che dopo 750 anni continua a parlare al cuore di tutti. Anche noi oggi vogliamo pregare con profonda devozione e amore alla Santa Madre di Dio, che possa accogliere le nostre suppliche, il nostro dolore e smarrimento, la nostra solitudine, e presentare al Figlio suo tutte le nostre necessità, umane e spirituali, affinché su tutti scendano copiosi i doni della sua infinita misericordia. In questa cappella del capitolo è tumulata la mistica Maria Valtorta, che oggi ricordiamo del 50° anniversario della sua morte, avvenuta il 12 ottobre 1961, quando aveva 64 anni ed era inferma al letto da 27 anni e mezzo. Quando padre Migliorini, un religioso dell'Ordine dei Servi, che da alcuni mesi la dirigeva spiritualmente, le chiese di scrivere le sue memorie, ella, dopo un po' di esitazione, non si rifiutò e scrisse fino al 1951 oltre 760 pagine autobiografiche. L'opera maggiore di Maria Valtorta, di circa 15.000 pagine, è l'Evangelo come mi è stato rivelato. Narra la nascita e l'infanzia della Vergine Maria e del suo figlio Gesù, i tre anni della vita pubblica di Gesù, che ne costituiscono la parte più ampia, la sua passione, morte, risurrezione e ascensione, i morti della Chiesa e l'assunzione di Maria. Letterariamente elevata, l'opera descrive paesaggi, ambienti, persone, eventi con la vivenza di una rappresentazione. Presenta caratteri e situazioni con abilità introspettiva. Espone gioie e drammi con il sentimento di chi vi partecipa realmente. Informa su caratteristiche ambientali, usanze, riti, culture, con particolari ineccepibili. Oggi vogliamo anche ricordare Suor Francesca Nerozzi, delle Suore Serve di Maria Martellana, che è stata definita anche lei una mistica del nostro tempo. Suor Francesca ebbe il dono della preghiera contemplativa e della conoscenza interiore. Per 36 anni dal suo letto, definito una cattedra e un altare, ha confortato e illuminato religiosi e religiose, gente ricca e povera, luminari della scienza e persone semplici in cerca di fede e di conforto. La sua persona fu oggetto di molti fatti straordinari, come quando i medici decisero di amputarle la mano colpita da cancrena. Durante la notte le compagnie
parte una bella signora che lo lasciò la mano. Il chirurgo, intervenuto per l'operazione, non poté fare altro che constatare l'inspiegabile guarigione. Queste due sorelle mistiche hanno avuto uno strettissimo rapporto con il santuario fiorentino della Santissima Annunziata e sono solo due dell'innumerevole schiera dei santi che hanno trovato in questo santuario il luogo ideale per la contemplazione e la ricerca di Dio sotto il manto della Vergine Santissima. Ora iniziamo con l'esposizione del Santissimo Sacramento e la preghiera del Santo Rosario. Si può, vero? Non ci sono problemi, spero.
lasciare più posto a Dio e a Dio. Tanti benvenuti, specialmente quelli che studiano l'ottavo, sono molti, abbiamo sentito Pavia, Caserta, Ferrara, eccetera. Ma un saluto molto particolare a due persone. Il primo saluto al nostro Monsignore Eccellenza Reverendissima, Monsignore Pier Giacomo De Nicolò. È per noi un motivo particolare di gioia perché lo sentiamo in comunione anche con la nostra devozione a Maria Valtorta, che magari passerà la sessione. I primi 60 anni è stato dormitorio, dove è diventato sempre il fiettorio, e tuttora noi lo siamo il fiettorio, soltanto oggi, no, perché abbiamo fatto posto a voi, ci siamo rimessi con la sua eccellenza a mangiare in cucina. Ma volentieri. Grazie. Questo è il luogo, dicevo, delle origini del nostro ordine e della chiesa dove noi andiamo a pregare, siamo molto guidati da Sua Eccellenza. Allora, prima di tutto sono un abruzzese del Padre d'Azione, più che la definizione che i padri della Chiesa fanno sulla parola mistica, meglio l'esperienza mistica del battezzato. I padri della Chiesa, Origene e Giuseppe Dionigi, descrivono il fenomeno mistico come una conoscenza sperimentale. Di meglio una missione, all'inizio non ho salutato, perché ho già pensato di farlo, il rappresentante del sindaco della Chiesa di Lì, il dottore Maurizio Eugenio. Grazie per la sua presenza. Chi sta adesso a ritornare, dicevamo, è dottore di filosofia, Don Carmelo Mezzasalma. Lui è fondatore di una comunità religiosa, qui nel Chianti, nella diocesi di Fiesole, fondatore di una comunità religiosa di vita apostolica per la evangelizzazione della cultura. Sono 8, 7 dei quali sono tutti laureati in filosofia. E attualmente, pensando alla vita di Maria Valtorta, la vita che tutti noi dobbiamo seguire Cristo. Bene, grazie. Siamo via dalla Santissima Annunziata per andare a vivere a San Leolino, appunto nel Chianti, tra dove il vescovo di Pio, dato questa pieve dell'undicesimo secolo, dove viviamo con la mia comunità. Credo che forse non c'è tempo per gli interventi, però diciamo gli osservatori non sono stati proprio dei termini stabiliti. Hanno testimoniato il loro fervore, il loro amore e il loro, diciamo, la loro profonda conoscenza di Maria Valtorta. E questo veramente è un attestato, è una diciamo comprendere il posto degli interventi che forse voi vorrete fare. Sapete che noi dobbiamo tenere, dobbiamo stare degli orari, alle 17 c'è la messa, e tutti vorrebbero parlare. Noi ringraziamo anche molti di quelli che ci hanno detto,
che attestano quello che hanno ricevuto da Maria Valtorta, ma diciamo quello che anche noi abbiamo sentito dai due relatori sono state cose molto preziose. Molto preziose perché sono venute anche da parte di studiosi che hanno approfondito la conoscenza di Maria Valtorta. Questo è un, diciamo, molto importante. Io dico soltanto questo, perché voglio ricordare che noi siamo qui, questo sì, per dimenticare quelle chiavi, comunque non ricordo. E siamo qui per ricordare insieme la mercare memoria di Maria. Però ecco, perché proprio in questo luogo? Ora, voglio ricordare che l'8 settembre 1973, festa dell'Immacolata, tenemmo in questo antico refettorio un convegno a Torino. Il governo aveva decretato l'austerità e proprio quel giorno entrava in vigore sull'intero territorio nazionale la proibizione di circolare in auto nei giorni festivi allo scopo di ridurre il consumo di carburante. Anche il Papa dovette adeguarsi. A Roma Paolo VI si recò in carrozzella a Piazza di Spagna per il tradizionale omaggio alla statua dell'Immacolata. Quel sabato 8 dicembre, scelto da tempo per il nostro convegno, sembrò subito un giorno sbagliato. Invece la sala si riempì e i buoni frati aggiungevano seggiole per evitare che fossero troppi quelli che dovevano restare in piedi. Lo fece notare nel suo saluto Monsignor Giancarlo Setti, che aveva il mandato di rappresentare l'arcivescovo di Firenze, il cardinale Benedetto Fiorito, impedito da altri impegni ad intervenire personalmente. Io ebbi l'onore di presentare il libro La Madonna negli scritti di Maria Valtorta insieme con l'illustre autore Padre Moschini, mariologo di fama internazionale e dell'ordine delle Sette Maria. Il convegno non aveva solo lo scopo di presentare il libro appena uscito, ma doveva ufficializzare un evento di 5 mesi prima. Il 2 luglio i resti mortali di Maria Valtorta, traslati dal Camposanto della Misericordia in Viareggio, avevano avuto, dopo un triplice nulla osta dell'autorità ecclesiastica, delle belle arti e del Ministero della Sanità, la loro sepoltura definitiva e privilegiata nella cappella del capitolo, che è oltre alle mie spalle vi si accende, però vi si accende soprattutto dal bel chiostro quattrocentesco. La traslazione era avvenuta in forma strettamente privata. La cassetta fu collocata sul sedile posteriore della mia auto, tra Marta Ricciotti, la donna che conoscete bene, la donna che è vissuta con Maria Valtorta, ma si è finita alla fine, tra Marta Ricciotti e Claudia, mia moglie. La presenza sacerdotale era assicurata da Padre Moschini, che sedeva accanto a me e guidava. A Firenze ci accolse l'intera comunità dei servi di Maria di questo antico cenobio. Poi la celebrazione della messa, quindi della cappella del capitolo, la tumulazione del presbiterio a sinistra dell'altare e la benedizione alla tomba. Tutto si era svolto alla presenza e con l'assistenza del priore. E chi era il priore? Era padre Gabriele Maria Alessandrini. Ringrazio il rappresentante del sindaco di Salvadorini, che di Salvadorini
nata nella storia valtortiana più nativa, insomma. Grazie al sindaco che ha avuto questo, diciamo, questo pensiero di diventare un suo rappresentante, per quella di Maurizio Argenti. E quindi ringrazio tutti quelli che meritano di essere ringraziati, ma che non vengono nominati. Anche la Chiesa ha istituito la festa di tutti i santi, no? Per poter onorare anche i santi che non sono sul calendario liturgico. Tutti si ritengono ringraziati, anche quelli che magari non possono dire qualche cosa su Maria Valtorta, ma comunque hanno ascoltato delle reazioni interessantissime, e siamo contenti di questo. Come è noto, si tramanda la prima leggenda che il volto della Vergine, nell'affresco che si venera nella Basilica e che dette origine al santuario della Santissima Annunziata, sia stato dipinto da un angelo. Noi non sappiamo se fu mano angelica a dipingerlo o se fu mano d'uomo guidata da ispirazione angelica, ma vediamo e sentiamo volto è una meraviglia. Michelangelo lo definì cosa divina veramente. Allo stesso modo a noi deve interessare non tanto l'origine sovrannaturale dell'opera di Maria Valtorta, quanto piuttosto il suo contenuto, che ci fa esclamare è cosa divina veramente. E poiché, come ho detto all'inizio, stiamo qui per fare memoria di Maria Valtorta, non trascuriamo di meditare sulla vita di costei, che fu pienamente donna, fu appassionatamente amante, fu eroicamente santa. Così scopriamo che l'opera da lei scritta non fu un dono del tutto gratuito, ma fu un dono acquistato con l'offerta totale della vita. Grazie.
scioglie le cinture e i fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato, non mi conosca. Io sono il Signore, non c'è alcun altro fuori di me. Non c'è Dio. Ti renderò pronto azione anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore e non ce ne sono altri. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente in presenza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero il consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai giudizio di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno. Dunque, di a noi. Carissimi fedeli ed amici, la nostra risposta, docile e umile, all'impulso coinvolgente dello Spirito del Signore, ci ha sospinti oggi qui, in questa gloriosa Basilica della Santissima Annunziata, da secoli cuore mariano di Firenze. Qui i servi di Maria da secoli effondono il loro lavoro. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Questa pagina riguarda la missione che Maria Valtorta diceva molto di Gesù, le parla di Maria Valtorta. Faccio quei privilegi che servono a me soltanto. E se ho fatto il deserto intorno a te, è perché ho voluto metterti nella condizione di non avere altro luogo di attrazione che non sia il mio.